È una pianta erbacea tipica dell'area mediterranea, la vediamo infatti crescere spontaneamente in diverse zone, soprattutto del sud Italia. Dal punto di vista botanico, al pari del cavolo, del cavolfiore, appartiene alla famiglia delle brassicacee, anche dette crucifere. Il suo nome scientifico è Eruca sativa, ma noi la conosciamo più comunemente come rucola. Presenta delle caratteristiche anche sorprendenti ed è per questo che abbiamo voluto dedicarle una puntata specifica, questa puntata de Il gusto della salute. Vediamo. La Piana del Sele è il principale produttore di rucola e di prodotti di quarta gamma in Italia. Abbiamo circa il 77% della produzione. Immaginiamo che con il consorzio IGP della rucola della Piana del Sele abbiamo avuto il riconoscimento da qui a 6 mesi, quindi è importante questo fatto perché ci rappresenta come territorio, ha comunque in ogni caso un valore, il valore di un prodotto a marchio, il valore dell'IGP. Che non è soltanto un valore economico, ma innanzitutto e prima di tutto un valore culturale. Dal punto di vista, diciamo, orografico, morfologico, questo territorio si presta benissimo alla coltivazione della rucola. Addirittura c'è uno studio fatto dall'ISMEA che chiarisce che in questa parte del territorio c'è una luminosità diversa, quindi c'è un accrescimento dei prodotti con una velocità diversa dalle altre parti d'Italia, tant'è che hanno provato addirittura in tutta Europa, ma soprattutto nel bacino del Mediterraneo, la velocità di accrescimento della rucola nella Piana del Sele non è uguale. Dall'elenco delle proprietà benefiche della rucola si capisce perché, cioè se valutiamo questo elenco capiamo perché la rucola viene a tutti gli effetti considerata come un vero e proprio alimento funzionale che è prezioso per l'uomo. Prezioso perché? Perché contiene una grande quantità di sostanze benefiche per l'uomo, e vitamine e sali minerali, e poi voglio dire ha un bassissimo valore calorico, di conseguenza può essere utilizzata da chiunque, è particolarmente consigliata nelle donne in gravidanza perché contiene tanta vitamina B9, cioè acido folico, che è importante per il nascituro, ma anche un'ulteriore caratteristica che per certi versi è sorprendente ed è data, come dire, dalle sue proprietà afrodisiache, cioè veniva utilizzata fin dall'antichità in questo senso. La rucola è un afrodisiaco naturale, eh? E non sto dicendo una cosa, una corbelleria, lo affermava Plinio. Lo affermava Discoride, addirittura abbiamo trovato degli scritti all'antica scuola medica salernitana di Costantino l'Africano che nei monasteri domenicani era vietata la coltivazione di rucola, che altrimenti le persone scappavano via dai monasteri. Di rucola si conoscono almeno due diverse varietà, due tipologie, una selvatica, quella più comunemente nota, che dicevo all'inizio essere piuttosto tipica soprattutto di diverse zone dell'Italia del Sud, che diciamo è una pianta erbacea perenne, dai caratteristici fiori gialli, le foglie piccole a forma di lancia, dal sapore particolarmente intenso, e poi invece una forma coltivata, una varietà di rucola appunto, che è la rucola coltivata, la quale invece è una pianta che è annuale, quindi non perenne, ha un ciclo che si completa appunto nell'arco, un ciclo di crescita che si completa nell'arco di un anno, fiori bianchi, foglie più grandi rispetto alla varietà selvatica e anche rotondeggianti, e dall'aroma diciamo un po' meno intenso rispetto a quello che si riscontra appunto nella rucola selvatica. La rucola appartiene alla famiglia delle crucifere e come tale è molto ricca di glucosinolati. Questi sono dei composti formati soprattutto da zolfo e azoto, si generano a partire da glucosio e altri aminoacidi e servono in particolar modo alla pianta per proteggersi dagli attacchi esterni, soprattutto da quello dei parassiti. Quando i glucosinolati, che sono comunque immagazzinati all'interno della cellula in dei vacuoli,
quindi in degli spazi adibiti al raccogliere queste sostanze. Vanno fuori da questo loro spazio, quindi quando la cellula in pratica subisce un danno, i glucosilonati vanno a riversarsi all'interno del citoplasma cellulare. Cosa succede quando questi si riversano a causa di un danno che può essere o appunto dato da un parassita oppure da un taglio, quindi immaginiamo il coltello o anche i denti durante la masticazione? Si va ad attivare un altro enzima che viene sempre fuori da questi vacuoli, un enzima che è l'amidrosinasi, che va a interagire con i glucosinonati e sviluppa un altro composto che si chiama isotiocianato. Gli isotiocianati insieme agli indoli sono tutti dei composti che hanno delle alte proprietà antiossidanti. Tra gli isotiocianati troviamo l'erucina. L'erucina è una delle molecole più importanti in quanto ha un'azione antiossidante ed è stata molto studiata nell'ultimo periodo di tempo, tant'è che compare in tanti lavori scientifici che hanno dimostrato il suo effetto antitumorale. Dall'altro lato, rucola e comunque altri suoi composti, come appunto l'erucina, è anche molto importante per il nostro intestino perché ha un'azione prebiotica, cioè da mangiare o comunque favorisce la crescita di determinati ceppi batterici che sono benefici per il nostro intestino. Il consumo di rucola è sicuramente controindicato in chi è allergico a questo vegetale, ma per il resto dobbiamo solo stare attenti alle porzioni di rucola che andiamo ad assumere, perché se eccediamo nelle porzioni, invece di trarre effetti benefici dall'assunzione del vegetale, potremmo andare incontro semplicemente a problemi indesiderati per la nostra salute. Infatti mangiare quantità eccessive di rucola, ad esempio, può risultare irritante per il nostro apparato gastrointestinale, ma soprattutto chi sta seguendo una terapia che prevede l'assunzione di farmaci anticoagulanti non può eccedere nella quantità di rucola che va ad assumere. Questo perché? Perché la rucola è ricca in vitamina K. La vitamina K è risultata essere in grado di inibire l'effetto del farmaco anticoagulante. La rucola inoltre presenta una certa quantità di ossalati. Quello che bisogna fare è anche in questo caso non mangiarne in quantità esagerata perché il rischio è quello di andare incontro a calcoli renali. Inoltre la rucola contiene glucosinolati che possono interferire con l'assorbimento tiroideo dello iodio. Per cui chi soffre di ipotiroidismo sicuramente non può essere assunta in quantità elevate. Dunque, come dicevo, come accennavo e come abbiamo sentito, la rucola ha queste inaspettate, almeno inaspettate per tanti di noi, proprietà afrodisiache. In epoca molto più recente, alcuni studi condotti dalle facoltà e dai dipartimenti di scienze farmaceutiche dell'Università di Bologna e dell'Università di Milano, hanno appunto evidenziato queste proprietà specifiche della rucola e anche di altre erbe, documentando che nella rucola, così come in altro tipo di piante vegetali, è presente praticamente una sostanza o sono presenti dei principi che inibiscono un enzima che è la fosfodiesterasi 5A, che appunto interviene nelle dinamiche specifiche di determinati disturbi della sfera sessuale. E sono appunto questi principi che, costituiscono l'elemento farmacologico di base di quei principi attivi che appunto vengono impiegati attualmente per curare l'impotenza maschile. Quindi decisamente indicazioni che vengono dalla storia, ma che poi trovano applicazioni attuali nella farmacologia appunto dei tempi nostri. Abbiamo sentito parlare, abbiamo approfondito tutti gli argomenti possibili relativi alla rucola, abbiamo focalizzato la nostra attenzione su questa pianta dalle caratteristiche, come dicevo, come ho detto precedentemente, veramente sorprendenti e in termini di effetti positivi, ma anche in termini di eventuali rischi che tuttavia sono legati soprattutto ad un abuso eventuale e quantitativo e di frequenza di utilizzo appunto di questa erba.
Erba che però, voglio dire, ci rimane in ragione del suo sapore inconfondibile, questo sapore pungente, quasi piccante e amarognolo che ne caratterizza in modo specifico le sue peculiarità in cucina. E a proposito di cucina, affidiamoci come sempre alla nostra chef Rosy Faggiano che, come sempre accade, ci preparerà appunto dei piatti sapienti che in questo caso appunto sono focalizzati sull'uso in cucina della rucola. Benvenuti a Buon Pranzo con il Sorriso. Oggi prepariamo un aperitivo sfizioso e velocissimo, ma soprattutto molto fresco. Uno di quelli che ci consentirà di non accendere assolutamente i fornelli. Andremo a preparare un pesto a base di rucola utilizzando del parmigiano, dei pinoli e lo utilizzeremo per dei crostini a base di pane di segale. Quindi partiamo subito con il nostro pesto. Inseriamo della rucola che abbiamo già lavato e asciugato, dei pinoli, del parmigiano. Ho scelto un formaggio un po' più dolce perché abbiamo della rucola selvatica ma anche della rucola coltivata e ci aggiungiamo anche qualche foglia fresca di basilico. I pinoli smorzeranno un po' l'amarognolo della rucola. Andiamo adesso ad aggiungere olio extravergine d'oliva e andiamo a frullare. Ok, controlliamo se il nostro pesto è pronto. Non deve essere particolarmente cremoso perché dobbiamo comunque sentirne tutta la consistenza. E mi sembra che vada abbastanza bene. Ok, trasferiamolo ora in una coppettina. E andiamo a preparare i nostri crostini. Prendiamo le fette di pane di segale e utilizzando un coppa pasta ricaviamo dei piccoli cerchi. Questa è la consistenza che avrà il nostro pesto di rucola. Lo trasferiamo in un sac à poche e andiamo a guarnire i nostri crostini. Adesso ci aggiungiamo qualche pomodorino. Sostituisce un po' quella che è la classica bruschetta, utilizzando però la rucola come elemento principale. Un po' di friscus e un goccino di olio extravergine d'oliva. E il nostro aperitivo è pronto. Non mi resta che augurarvi buon pranzo con il sorriso e ricordarvi che a tavola torna sempre buon umore. Arrivederci alla prossima ricetta insieme.